si concluderà martedì prossimo, 1 ottobre, presso l'area verde della Casa Circondariale di Sala Consilina, il progetto Dal Buio alla Luce. I detenuti attori porteranno in scena il saggio di fine corso dal titolo Guarda, il sole e la luna, a conclusione della seconda edizione del laboratorio teatrale curato e diretto dal maestro Enzo D'Arco, presidente della cooperativa culturale La Cantina delle Arti di Sala Consilina. L'iniziativa è stata realizzata grazie al patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale della città di Sala Consilina e alla collaborazione della Banca di Credito Cooperativo di Buon Abitacolo, della Banca di Credito Cooperativo Montepruno di Roscigna e di Laurino, della Banca di Credito Cooperativo di Sassano, del Piano Sociale di Zona S10 e della Caritas Diocesana di Teggiano Policastro. Abbiamo voluto riproporre la seconda edizione di questo progetto, ha sottolineato il Presidente del Consiglio Comunale di Sala Consilina Maria Stabile, perché per i detenuti è un momento non solo di socializzazione e di festa, ma anche di crescita personale, che dà modo a loro stessi di credere in quei valori che forse pensano di aver perso. Un grazie particolare ad Enzo D'Arco, che offre la possibilità ai detenuti di formarsi attraverso l'impegno in attività teatrali. E con soddisfazione ha spiegato la direttrice del carcere di Sala Consilina, Concetta Felaco, che i tre istituti di credito, la Caritas e il Comune, hanno preso a cuore questa iniziativa, perché è attraverso il teatro che si può svolgere un'azione che abbraccia l'uomo nella sua complessità, e il detenuto, come ciascun essere umano, ha una propria dignità.